invariati insieme al nostro balance sheet di acquisti di titoli di Stato di 80 miliardi e mortgage-backed securities di 40 miliardi per mantenere il recupero dell'economia. Le vaccinazioni insieme all'aiuto fiscale senza precedenti contribuisce al miglioramento della nostra economia. Dati macroeconomici sono migliorati in maniera molto marcata. Gli investimenti business e il settore manifatturiero sono in forte rafforzamento. Anche il settore dei servizi come ristoranti, bar, insomma, tutti i settori che sono stati più colpiti dalla pandemia rimangono deboli, ma hanno mostrato miglioramenti. Visto che il recupero ha progredito in maniera molto più veloce rispetto a ciò che ci aspettavamo, bisogna continuare ad osservare la strada dell'economia e del recupero dell'economia, soprattutto il corso del virus e la diffusione del Covid. Da marzo il progresso della campagna vaccinale è stato incredibile, che ha abbassato i morti insieme anche le ospitalizzazioni. Questo naturalmente riflette la diffusione fortemente diminuita e le vaccinazioni aiuteranno il recupero delle condizioni economiche verso fine di quest'anno. Nel frattempo continuiamo naturalmente ad osservare tutte le guidance della CDC e tutti gli istituti sanitari. L'attività economica e le condizioni del mercato del lavoro sono migliorati. L'occupazione è aumentata del 900.000 posti di marzo e abbiamo visto un secondo mese di fila in incremento che ci rende molto felici. Il settore però del lavoro è tuttora sotto di 3 milioni di posti di lavoro. L'occupazione dei payroll è ben sotto i livelli pre-pandemici. Il tasso di disoccupazione rimane alto al 6% a marzo e questa figura ci fa capire, soprattutto la partecipazione del mercato del lavoro che rimane ben sotto i livelli pre-pandemici. Il callo economico non è stato eco da tutte le parti e da tutti i settori. Naturalmente noi cerchiamo di aiutare tutti quelli che sono rimasti senza lavoro, disoccupati, e tutti afroamericani e tutti spagnoli che sono rimasti senza lavoro e disoccupati e che hanno difficoltà di tornare sul mercato del lavoro. Ci aspettiamo che l'inflazione incrementerà più rispetto alle nostre stime. La PC inflazione ce la aspettiamo sopra il 2% rispetto ai livelli che abbiamo visto all'inizio della pandemia. Questo è grazie anche all'incremento dei prezzi del petrolio e il prezzo dell'energia. Oltre questi effetti, ci aspettiamo di vedere un rimbalzo anche delle spese, del consumer spending, in particolar modo se l'offerta e la produzione continueranno ad aumentare. Questo incremento dei prezzi potrebbe avere solo però un momento transitorio, potrebbe essere solo un momento transitorio. La Fed ha risposto a questa crisi cercando di mantenere l'occupazione e aiutare le persone insieme alla stabilità del sistema finanziario. I nostri obiettivi a livello a lungo termine sono massima occupazione, soprattutto massima occupazione, e la nostra possibilità di raggiungere massima occupazione e avere un'inflazione vicino al 2%, anzi al 2% sono i nostri obiettivi principali. Abbiamo considerato l'inflazione che per tanto tempo è rimasta sotto il 2%, quindi ce l'aspettiamo per un breve momento anche sopra il 2%, che non è una cosa che ci disturba. Però il target di inflazione a lungo termine rimane esattamente al 2%. La nostra politica accomodante rimarrà finché i nostri obiettivi non siano raggiunti. Per quanto concerne i tassi di interesse, ci aspettiamo i livelli attuali dallo 0 allo 0,25 finché le condizioni del mercato non raggiungono i numeri che vogliamo vedere, sia per quanto riguarda l'inflazione, sia per quanto concerne la disoccupazione. Bisogna notare che l'incremento transitorio dell'inflazione non è il nostro standard normale.
vogliamo, continueremo ad aumentare il quantitative easing con 80 miliardi di acquisti di treasuries e 40 miliardi di mortgage backed securities finché non ci sarà un progresso sostanziale per quanto concerne l'inflazione, la stabilità del prezzo e la disoccupazione. Il nostro balance sheet ha aiutato tantissimo l'economia e non solo la stabilità finanziaria. E naturalmente avremo bisogno di un po' di tempo per raggiungere i nostri obiettivi, la nostra guidance per quanto concerne il quantitative easing e i tassi di interesse. Dipenderà solo ed esclusivamente all'inflazione e il tasso di disoccupazione, quello su cui ci basiamo. Finché non vediamo i nostri indicatori in pieno recupero, continueremo con la politica monetaria accomodante. Per concludere, cercheremo di aiutare tutte le famiglie, l'economia americana. Tutto ciò che facciamo è al servizio pubblico e ci impegniamo di raggiungere la massima occupazione. Grazie, massima occupazione e recupero. Grazie, sono pronto per le vostre domande. Buonasera, grazie per darmi l'opportunità di fare la domanda. È l'ora di iniziare a parlare di tapering? Lei e i suoi colleghi avete avuto conversazioni simili? Grazie, no, non è il momento ancora. Abbiamo detto che vi faremo sapere appena sarà il momento per tapering. Quando prenderemo questa decisione, naturalmente ve lo faremo capire. Nel frattempo cercheremo di progredire verso i nostri obiettivi, che sono quelli che sono sempre. Abbiamo visto comunque i dati macroeconomici in forte rimbalzo, in forte miglioramento, però ci vorrà tempo finché vedremo i progressi che vogliamo vedere. Thank you. Janelle, at Reuters. Una domanda da Reuters. Okay, hi, thank you so much. My question is about buongiorno e grazie per prendere la mia domanda. Quando secondo lei si raggiungerà la cosiddetta immunità di gregge per quanto concerne il virus e quando secondo lei ci sarà una normalizzazione per quanto concerne le politiche monetarie? Allora, per quanto concerne l'immunità di gregge, lascio la risposta agli esperti sanitari, non è il nostro lavoro. Ma quello che rende di più è il controllo del virus. L'economia non potrà mai recuperare fino ai livelli pre-pandemici finché le persone non siano tranquilli per andare al lavoro e tornare sul mercato del lavoro, perché per il momento tantissimi hanno tuttora paura e non hanno la possibilità di tornare al lavoro per questo motivo. Quindi non potrebbe essere un engagement sul mercato del lavoro finché la pandemia non sarà dietro di noi. Abbiamo articolato particolarmente per quanto concerne la guidance sul tapering e l'acquisto di asset purchases, dei treasuries. Abbiamo detto che continueremo con il ritmo attuale di 120 miliardi al mese finché non vedremo progressi sostanziali verso i nostri obiettivi. Quindi questa è che è la situazione. Per quanto riguarda i tassi di interesse, come ho detto secondi fa, vedremo quando vedremo le condizioni di mercato con massima occupazione, inflazione al 2%, quindi questi sono i nostri obiettivi, non è che abbiamo altri compiti da fare, intendo dire la via del virus naturalmente impatta molto questi obiettivi. Thank you. Gina. Una domanda da Gina. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our question. Buonasera e grazie per prendere la mia domanda. Vorrei parlare di questo test per quanto concerne il rialzo dei tassi di interesse di cui lei stava parlando. Quali sono le vostre aspettative? Cosa succede se l'inflazione vada ben sopra le vostre aspettative? Sembra che tanta della stabilità inflazionistica rimane non proprio sotto controllo. Quale sarebbe la vostra reazione se questo dovesse succedere?
Right, so it seems unlikely. Beh, francamente mi sembra improbabile che vedremo inflazione sopra le nostre stime per un medio-lungo termine, perché questo impatterà il mercato in maniera negativa. Questo francamente non mi sembra possibile. E quello che mi sembra possibile è che raggiungeremo massima occupazione e vedremo inflazione al 2% esattamente, come sono i nostri obiettivi. Quindi questo non è la stessa cosa, cioè non sto dicendo che l'inflazione non crescerà, ma non sarà in una maniera di lungo termine, sarà un evento temporaneo, quindi è molto probabile che vedremo invece un mercato del lavoro molto forte, molto stabile, anzi una cosa che è già successa, c'è un paragrafo al nostro statement, al nostro comunicato stampa, che dice che i nostri obiettivi sono a volte in conflitto con i fattori esogeni, che non ci dice esattamente cosa fare, però ci dice come più o meno la situazione. Una domanda da Steve Lisman, CNBC. Buonasera, vorrei aggiungere, agganciarmi alla domanda della mia collega. Come state pensando, come state ricalibrando il Covid e l'andamento del Covid con la vostra politica monetaria? Siamo sicuri che come possiamo sapere che non ci sarà un'altra ondata prima che iniziaste di parlare di tapering? Sarà una cosa che annuncerà la CDC? Ci diranno quando la pandemia è dietro di noi? Chi che ce lo dice? Guardi, abbiamo appena articolato i nostri obiettivi, e cioè disoccupazione e inflazione. Quindi questi sono, crediamo che comunque raggiungeremo questi due obiettivi molto presto. Ci sarà un progresso molto significativo per quanto concerne il controllo del virus. Queste sono due cose che devono coesistere. Non abbiamo fatto un test separato per quanto concerne lo stato del virus. Noi non siamo esperti in quest'area, ci focalizziamo sull'outcome economico, quindi suppongo che per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo fare il tapering, ovvero anche alzare i tassi di interesse. Questo però quando avremo il virus completamente, non necessariamente completamente, ma diciamo circa sotto controllo. E speriamo che non ci saranno appunto altre ondate quest'estate, quindi cercheremo di vedere progressi sostanziali verso i nostri obiettivi per rallentare gli acquisti di Treasuries. Thank you. Victoria. Hi Chair Powell. Buonasera. Lei ha parlato più volte durante la pandemia che la politica monetaria ha un ruolo piuttosto fondamentale per non far rimanere cicatrici da questa pandemia sull'economia, naturalmente. Lei crede che ci saranno delle cicatrici di lungo termine? E quali sono le vostre preoccupazioni più importanti? Beh, direi che eravamo molto preoccupati per quanto concerne le cicatrici sia sul mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le persone che rimarranno fuori dal mercato del lavoro per tantissimo tempo. E la stessa cosa riguarda anche i small businesses, ovvero le piccole e medie imprese. E tante di queste hanno sofferto tantissimo e questa era una delle nostre preoccupazioni principali. Per il momento, siamo ad aprile 2021, non abbiamo avuto questo tipo di esperienze, soprattutto per quanto concerne le cicatrici sul mercato del lavoro o le piccole e medie imprese. Non abbiamo visto questo scenario di grande preoccupazione che abbiamo previsto. Siamo lontani naturalmente dalla piena occupazione, però siamo ai livelli abbastanza soddisfacenti considerando tutto ciò che è accaduto. Abbiamo sentito tanto di diverse
aziende che stanno cercando di implementare migliori tecnologie per poter impiegare più persone, soprattutto nel comparto dei servizi. Quindi molto probabilmente il numero di persone che non riescono ad adattarsi a questi nuovi, a queste nuove tecnologie avranno difficoltà di tornare sui propri posti di lavoro il prima possibile, quindi queste persone avranno bisogno di una mano e noi non abbiamo visto tuttora livelli però troppo alti di disoccupazione per il momento, giusto per prendere misure ancora più drastiche sotto questo punto di vista. Vogliamo far tornare tutte le persone al lavoro il prima possibile, è davvero quello che cerchiamo di raggiungere con il nostro, con la nostra politica monetaria. Grazie Rachel Siegel. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. Grazie per prendere la nostra domanda. Abbiamo visto letteralmente un boom per quanto concerne il mercato obbligazionario. I prezzi delle case sono davvero incrementati in maniera inequa. Lei è preoccupato per un possibile bubble, per una bolla per quanto concerne il mercato immobiliare. Grazie. Stiamo monitorando il housing market in una maniera molto attenta e direi che prima della pandemia è un mercato immobiliare molto diverso rispetto alla crisi finanziaria globale, quindi le famiglie sono in forma a livello finanziario, quindi la maggior parte delle persone che hanno avuto, che hanno, sono riusciti a prendere il mutuo, a fare il mutuo, hanno un ottimo track record a livello finanziario. Quindi non pensiamo che c'è una bolla sul mercato immobiliare, però ovvio che non c'è un, non c'è dubbio che i prezzi delle case sono in forte aumento ed è una cosa che stiamo monitorando attentamente. Ovviamente c'è troppa domanda e poca offerta. Tutte le persone che stanno costruendo stanno cercando di stanno cercando naturalmente di continuare a costruire, però per il momento è un po' difficile, quindi c'è troppa domanda e poca offerta. È ovvio che le persone stanno cercando di prendere, chiunque sta cercando di prendere una casa, è normale che un'economia forte ha persone che si possono permettere di spendere e sicuramente questo è il più forte mercato immobiliare che abbiamo visto sin dalla crisi finanziaria del 2008. E crediamo che ci sarà più offerta ben presto, tutte le persone torneranno al lavoro e ciò ci aiuterà naturalmente di stabilizzare i prezzi delle case, quindi non vedo per il momento preoccupazioni per quanto concerne la stabilità finanziaria circa attorno il mercato immobiliare. Questo è un processo che sta accadendo anche in altri paesi occidentali, non è una cosa che sta accadendo solo negli Stati Uniti. È un evento momentaneo. Thank you. Chris Rugaber, Associated Press. Una domanda da Associated Press. Buonasera, vorrei chiederle per quanto concerne il mercato del lavoro. Nel vostro beige book avete detto che tante persone non riescono tuttora a trovare lavoro e non tornano al lavoro perché hanno paura di ammalarsi, di prendersi il Covid e morire di conseguenza. Che effetto avrà questo, ecco, questo fatto nel lungo termine sul mercato del lavoro? Guardi, io non l'ho sentito perfettamente perché c'erano delle interruzioni, però da quello che ho sentito le rispondo. Ci sono alcune cose da considerare. C'è tensione per quanto concerne gli alti livelli di disoccupazione. Ci sono tante aziende che dicono che non riescono a trovare lavoratori e questo è davvero eccezionale. Ci sono più cose da considerare. Ci sono lavoratori che non hanno diverse capacità che servono. Poi ci sono altri che un altro fattore importante potrebbe essere che le scuole non sono tuttora aperte e quindi le persone non possono andare al lavoro perché devono rimanere con i propri figli a casa. E poi ci sono altre persone che non vogliono tornare al lavoro perché hanno paura del virus. Quindi ci sono tutti questi fattori da considerare. Poi bisogna dire che tante persone vogliono andare in pensione proprio ora.
Quindi per avere il mercato del lavoro forte come prima bisogna migliorare tutti questi fattori senza alcun dubbio. Però ovvio che c'è qualcosa che sta accadendo e questo è ciò che ci stanno riportando tutte le aziende, che c'è proprio mancanza di mano d'opera e questo sì che è un problema, perché dobbiamo assolutamente vedere invece miglioramenti il prima possibile. Quello che abbiamo visto durante l'ultima espansione, che era un'espansione diversa, è che la mano d'opera si è fatta vedere, si è presentata, la partecipazione del mercato del lavoro è stata molto forte per lungo termine, che non ce l'aspettavamo. Noi vedremo le persone tornare al lavoro, siamo convinti e siamo sicuri che il mercato del lavoro troverà un equilibrio, grazie secondo me anche ad un possibile aumento degli stipendi, che è anche un punto piuttosto importante. Questo sarà un fattore fondamentale. Quindi credo che torneremo verso l'economia che avevamo, equilibrio tra domanda di manodopera e offerta di manodopera. Thank you. Heather Scott. I'm sorry, go ahead. Go ahead, Chris. Vorrei aggiungere una cosa, se posso. Prego. Chris, non la sentiamo, ha problemi di connessione. Andiamo verso Heather. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Chair Powell. Larry Summers e altre persone sono stati molto vocali per quanto concerne l'inflazione, anzi dicevano che la Fed non avrà alcun controllo sull'inflazione. Che cosa è diverso questa volta rispetto alle altre volte, per esempio degli anni 60, e come fa ad essere così confident per quanto concerne appunto l'inflazione ed è così sicuro che non andrà ben sopra il target del 2%? Grazie per la sua domanda. Io ho più cose che vorrei dire e soprattutto rispondere alla sua domanda per quanto concerne l'inflazione. Vorrei dire che ci siamo impegnati a raggiungere la stabilità dei prezzi di medio e lungo termine. Il nostro target è del 2% nel lungo termine, e anche se abbiamo un'inflazione media sopra il 2% va bene, se per un breve arco temporale. Il comitato vede ovviamente l'inflazione sopra il 2% per un bel po' di tempo, quindi vorrei darvi un po' di contesto. Ci sono eventi senza precedenti come un shutdown globale e adesso stiamo assistendo ad una riapertura dell'economia in tutto il mondo, quindi questo richiede una forte politica monetaria per poter sostenere questo recupero economico. Durante questo momento di riaperture vedremo naturalmente che è naturale una pressione inflazionistica al rialzo, ma sarà temporanea, che fa parte del processo dell'apertura, quindi questi sono incrementi dei prezzi, però saranno brevi, ma non saranno pressione inflazionistica al rialzo del futuro, soprattutto nel lungo termine. E il lavoro della Fed che assicura alle persone e ai mercati che questo non accadrà. Quindi secondo noi l'inflazione non andrà sopra il 2% per un lungo arco temporale, anzi sarà al proprio target del 2% nel lungo termine. Queste sono le nostre proiezioni e il nostro mandato. E se posso, vorrei dire che questa è la differenza principale con il fatto che quello che è successo negli anni 60 e negli anni 70. Il nostro lavoro è raggiungere inflazione al 2%. Siamo impegnati, useremo tutti i nostri strumenti per raggiungere questo obiettivo e non siamo negli anni 60, nemmeno negli anni 70, le circostanze sono diverse. Quindi per quanto riguarda i due motivi, perché sono così confident, il primo è gli effetti base. Sono misure di 12 mesi che
naturalmente sarà l'inflazione sopra il 2%, visto che comunque per più di un anno siamo rimasti ben sotto il nostro target, e vedremo un po' più tardi questa settimana un rialzo dell'inflazione PCE. La nostra inflazione headline sarà circa 7 decimi di un punto percentuale sopra le attese, quindi un incremento piuttosto significativo nei prossimi mesi, però sarà transitorio e non avrà implicazioni sulla PCE inflazione nel lungo termine. Questi sono gli effetti base. Un'altra cosa di cui vorrei parlare sono i bottleneck, ovvero la catena di distribuzione. La Fed ha un network di agenzie non profit e businesses, che, quindi cosa intendo con il cosiddetto bottleneck? E naturalmente la distribuzione di diversi prodotti, però in natura i cosiddetti bottleneck, questi rallentamenti, saranno risolti e naturalmente questo sarà grazie alla nostra politica monetaria. Questi effetti negativi ci aspettiamo che andranno via nei prossimi mesi, ma per risolvere questi rallentamenti, questi blockages, avremo bisogno di inflazione sopra il nostro target per un breve periodo di tempo. Io capisco che voi avete dei dubbi, ma noi cerchiamo di fare il nostro lavoro. Per tanti anni siamo stati focalizzati sull'inflazione, che è rimasta tra l'altro ben sotto i nostri obiettivi. Per veramente lungo termine, se vedremo che l'inflazione andasse a spostarsi ben sopra il 2% in una maniera molto sostenuta, prenderemo delle misure o utilizzeremo tutti i nostri strumenti per far ritornare l'inflazione al nostro target del 2%. Quindi non avete dubbi, non dovete avere dubbi che noi siamo pronti ad usare i nostri strumenti. Thank you. James Politi. Hal, you said a few weeks ago that it would thank you, Chair Powell. Grazie per la domanda. Lei ha detto qualche mese fa che ci sarà un miglioramento del mercato del lavoro. Può darci qualche spiegazione per quanto concerne la sua confidence sul mercato del lavoro e soprattutto i fattori transitori per quanto concerne l'inflazione? Che cosa vuol dire forza del mercato del lavoro per me? Beh, vuol dire, non vuol dire tasso di disoccupazione, per carità. Ci sono tuttora tantissimi lavoratori che sono fuori del mercato del lavoro, quindi noi vogliamo vedere dati in netto miglioramento e vogliamo tornare ai livelli di febbraio 2020. Questo per noi sarebbe un buon risultato, però purtroppo siamo ancora lontani dai nostri obiettivi, quindi per il momento non possiamo fermare con la nostra politica monetaria accomodante, perché ci vorrà un po' di tempo. Per quanto riguarda largely, fondamentalmente ci sono tanti indicatori per considerare, tanti baskets per considerare i PCE inflazione. I prezzi si spostano molto spesso su e giù, quindi è abbastanza onesto dire che gli incrementi che vedremo più tardi questa settimana sono grazie a effetti base, e anzi prevalentemente di effetti base, quindi è così che stiamo spiegando la parola principalmente. Hi Chair Powell, thanks for taking our questions. Buonasera, grazie per prendere la mia domanda. La vostra supervisione sulle banche è migliorata molto nell'ultimo periodo, anzi ci sono state
alcuni comitati per supervisionare le banche. Come mai non avete visto, nessuno aveva visto l'esposizione delle banche su Archigos? Abbiamo sorvegliato le banche e il loro risk management per poter capire appunto quando ci sono rischi legati a quello dei rischi individuali, quando ci sono queste istituzioni come Archigos. Non era un fattore sistemicamente importante, non era una cosa che stava creando problemi per questi istituti di credito, però questo poteva accadere a qualsiasi business per più motivi. Però io devo dire che le banche hanno preso un rischio molto ragionevole. Il prime brokerage è un business già abbastanza rischioso, quindi credo che hanno simili posizioni abbastanza rischiose anche con altre aziende, quindi non credo che sia una cosa da fare attenzione solo su Archigos. In alcuni casi ci sono anche dei gaps importanti per quanto concerne il risk management, quindi è ciò di cui ci occupiamo. Thank you. Nancy Marshall Genzer. Hi, Chair Powell. I'm wondering, are you planning to visit the homeless encampment that's near the Fed in Washington that you dropped? Lei sta pensando di visitare il senza tetto vicino a Washington? Guardi, non ho avuto possibilità di andare a visitare il senza tetto. So che questa casa, so che questo posto vicino a Washington ha tanto gli è stato dato tanto attenzione mediatico, mi piacerebbe visitarli, però non sono riuscito. È sempre importante parlare con le persone e capire cosa sta accadendo con le loro vite. Loro fanno parte del nostro popolo, quindi sono persone di cui ci dobbiamo prendere cura, perché sono persone che avevano lavoro, sono rimasti senza lavoro, chi per causa Covid, chi per altri motivi. Quindi ovviamente noi non abbiamo gli strumenti ad aiutare proprio tutti senza tetto, però ci piacerebbe fare cose che non sono per forza con un'attenzione mediatica. No, veramente no, io so cosa sentirei e vedrei lì se dovessi andare. Loro sono persone come voi, questo potrebbe essere lei, potrebbe essere il suo figlio, potrebbe essere sua sorella. Quindi naturalmente è naturale che una persona si potrebbe sentire triste per una persona che è diventata senza casa, è rimasta senza casa, senza tetto, insomma. Quindi ci piacerebbe rivederli tornare nel mercato del lavoro. Buonasera, volevo fare una domanda sulle valute digitali. Credo che sia abbastanza importante per gli Stati Uniti ad avere una valuta digitale, visto tutto ciò che accade con la Cina, per esempio, che hanno già lanciato il yuan digitale. Siamo un po' troppo lenti negli Stati Uniti sotto questo punto di vista? Bene. Penso che la prima cosa da dire è che sentiamo questa necessità di capire la tecnologia e tutte le questioni tecnologiche. Le valute digitali delle banche centrali sono possibili adesso e stiamo vedendo tantissimi sforzi a livello globale sotto questo punto di vista, e questo sarà una buona cosa per le persone che serviamo. E ci sono alcune domande difficili da rispondere, ovvero un programma serio per capire la tecnologia e le questioni politiche. Quindi con il dollaro, che è la valuta globale, la valuta mondiale che si usa per tutti i tipi di transazioni,
le nostre istituzioni democratiche, che sono i migliori nel mondo, la nostra economia e le persone che rendono gli Stati Uniti, che ci rendono valuta di riserva. Quindi questi sono i fattori che ci rendono valuta di riserva. Sono meno preoccupato del fatto che gli altri paesi che hanno già valuta digitale li rende più speciali di noi, perché hanno valuta digitale prima di noi. Poi vi dovete fare la domanda: quante persone nel mondo useranno la loro valuta digitale per fare transazioni globali? Io sono piuttosto preoccupato di fare bene questa valuta digitale, perché ci sono tantissime difficoltà su cui dobbiamo navigare. Abbiamo un sistema di pagamenti incredibile, quindi non mi sento in difetto che gli Stati Uniti non ha una valuta digitale. Se la facciamo, dobbiamo farla bene. Ci sono alcune questioni di cui dobbiamo pensare. Il nostro sistema dei pagamenti è veramente eccezionale, quindi quale sarebbe il ruolo di questa valuta digitale in questo ambiente, nell'ambiente attuale? E quindi ci sono tantissime considerazioni da fare per poter farla bene, considerando tutti i fattori. Per il momento la valuta che si usa in Cina non è una valuta digitale che si possa usare negli Stati Uniti, perché permette al governo di vedere tutte le transazioni che fa ogni persona e tutte le persone, cioè di vedere tutte le persone, tutte le cose che stanno accadendo nella vita delle persone, cioè soprattutto tutti i pagamenti, e questo non può accadere negli Stati Uniti a livello di diritto. Un'altra domanda per quanto concerne l'inflazione e le vostre proiezioni. Diversi sondaggi e indicatori di mercato hanno fatto notare i massimi storici per quanto concerne l'inflazione. Alcuni sono consistenti con le vostre proiezioni, però altri sono diversi rispetto alle vostre proiezioni. Beh, e le aspettative per quanto concerne l'inflazione prima della pandemia erano nostri sondaggi, naturalmente, che sono sondaggi fatti tra le famiglie o i partecipanti del mercato. Quindi sicuramente erano sotto il 2% di target. Stiamo parlando di inflazione media del 2%, quindi le aspettative di inflazione erano, anzi l'inflazione era ben sotto il nostro target in pre-pandemia nel 2018, anche nel 2014 abbiamo visto situazioni simili, quindi siamo consistenti con il nostro mandato, vogliamo vedere l'inflazione più alta rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo secolo. Non vogliamo vederla ad 1,9, ma vogliamo vederla al 2 ed essere consistente a livello 2. Quindi ciò che voglio dire è che i break-evens per quanto concerne la CPI sono a livelli vicini al nostro mandato, anche se precedentemente era sotto le nostre aspettative. Come ben sapete, noi stiamo monitorando l'inflazione con veramente tantissima attenzione, quindi questa è la situazione. Avete alcune linee rosse che magari potrebbero farvi ripensare? Guardi, non funziona così da noi. Le misure di inflazione saranno sempre volatili, gli indicatori saranno sempre volatili. Ci aspettiamo l'inflazione core e PC di muoversi abbastanza, soprattutto a rialzo grazie a questi effetti esogeni, però non sarà un evento persistente, è una questione di un momento, di un arco temporale piuttosto breve, quindi non possiamo essere precisi con l'esatto timing, però non sappiamo, non possiamo rispondere a tutte le vostre domande. Stiamo monitorando tutto ciò che accade con l'economia. Abbiamo avuto un anno piuttosto difficile grazie alla politica fiscale e soprattutto alla politica monetaria. Abbiamo
stiamo riuscendo ad avere un rimbalzo dell'attività economica anche grazie naturalmente alla campagna vaccinale. La domanda potrebbe essere incitata grazie alle riaperture e al ritorno delle persone al mercato del lavoro, migliorando l'economia e soprattutto ad un ritmo credibile. Quindi ci vorrà un bel po' di tempo prima di vedere i risultati che vogliamo vedere. Thank you. Brian Chung. Brian Chung with Yahoo. Hi, Chairman Powell. Brian Chung with Yahoo Finance. Brian Chung. Vorrei chiedervi per quanto riguarda la stabilità finanziaria che fa parte del vostro mandato. Tantissime persone fanno attenzione a titoli come GameStop o criptovalute come Dogecoin o Archegos. Secondo voi la Fed ha alcuna colpa su tutto ciò che è accaduto? La stabilità finanziaria per noi è una cornice molto enorme. Tantissime persone stanno guardando solo i prezzi dell'equity, ma non è solo quello che stiamo guardando noi. Sul mercato equity è normale che ci siano alcune frodi. Stiamo cercando però di rimanere insieme per naturalmente portare stabilità finanziaria. Ovvio che i prezzi dell'equity sono altissimi. Sicuramente alcuni sono un po' schiumosi e non posso dire che non hanno a che fare con la politica monetaria, ovvio che sì. Però quello che sposta i mercati ultimamente sicuramente è la riapertura dell'economia dopo un inverno molto brutto e però una campagna vaccinale molto forte, molto veloce, più veloce rispetto alle nostre stime, ha migliorato le proiezioni macroeconomiche e di conseguenza ha aumentato i prezzi dell'equities. Quindi i prezzi degli assets era una delle cose che stiamo assolutamente guardando e che abbiamo sempre considerato. Le istituzioni finanziarie comunque rimangono assolutamente stabili e non ci sono rischi sistemici per il momento. Per quanto riguarda, per esempio, il settore immobiliare rimane per esempio incredibile e non crediamo che ci sarà un rallentamento drammatico per quanto concerne i household sector. Non ci aspettiamo defaults o qualsiasi tipo di similitudine. Penso che tutto per il momento sia manovrabile e sotto controllo, anzi credo che sia un momento giusto per le condizioni di politica monetaria di rimanere accomodanti per poter sostenere le persone che non hanno un lavoro per il momento, quindi c'è tanta strada per raggiungere i nostri obiettivi, questo è che mi sento di dire. Lei ha menzionato pressioni sul mercato dei soldi, qual è il cosiddetto money market, qual è la logica dietro questo? Beh, per quanto riguarda i nostri tassi di interesse, siamo ben sotto il nostro target range e le condizioni del mercato valutario sono sotto controllo. Stiamo usando tutti i nostri strumenti per essere sicuri che questo rimarrà così e che non ci sarà pressione sui tassi di interesse sotto questo punto di vista, ma per il momento non stiamo vedendo un bisogno per sostenere i tassi di interesse. Thank you, Jean Young. Hi, Chair Powell. I wanted to ask a similar question. Vorrei fare una domanda simile. Stiamo vedendo l'equity estremamente alto, i prezzi dell'equity altissimo, quindi sicuramente l'economia sarà in forte ripresa negli ultimi momenti. Avete pensato di cambiare questo modo severo per quanto concerne
i cosiddetti capital requirements. Per me i capital requirements sono andati in maniera incredibile negli ultimi 10 anni e le banche hanno fatto un ottimo lavoro, ce l'hanno fatta davvero davvero bene durante i nostri stress test. Abbiamo fatto 3 stress test e c'è uno che sta andando adesso avanti, quindi i capitali sono ad un ottimo posto, veramente veramente in stato di salute. Però tornando al suo punto, cosa è successo durante la pandemia che richiede attenzione? E sono i cosiddetti fondi del money market. Lì abbiamo visto delle dinamiche piuttosto, piuttosto importanti, è una cosa che stiamo osservando e naturalmente tutte le persone nel mondo stanno guardando di migliorare e veicolare sotto questo punto di vista, perché ci sono condizioni di mercato molto stressate, tantissime aziende, tantissime attività hanno bisogno di una mano. L'altro punto di vista è il mercato obbligazionario. I diversi dealers si impiegano meno capitale rispetto a 15 anni fa, quindi noi abbiamo bisogno di un capitale più alto per visto tutto il supply di treasuries che abbiamo. Quindi c'è un lavoro molto attento rispetto a tutto ciò che accade per capire se c'è qualcosa che possiamo fare sotto questo punto di vista, perché il mercato obbligazionario americano è forse uno dei mercati più importanti a livello globale, dovrebbe essere ben servito per poter naturalmente avere stabilità finanziarie stabili, condizioni finanziarie, scusate. Quindi il mercato dei treasuries e la struttura del mercato dei treasuries e tutti gli aspetti che lo circondano devono farci essere sicuri, devono assicurarci che funziona bene anche in momenti difficili. Anche all'inizio dei crisi finanziarie c'è stata una domanda incredibile per quanto concerne le vendite dei treasuries, soprattutto anche di straniere, banche centrali straniere. E ha iniziato a perdere delle proprie funzioni e non funzionare bene, quello che ci ha spaventati anni fa, quindi speriamo che questo non accadrà anche questa volta, però noi dobbiamo assolutamente cercare di migliorare e assicurarci che questo non accadrà anche adesso. Thank you. Edward Lawrence. Sono interessato a sentire il suo parere sull'accomodamento fiscale ma anche di politica monetaria. Secondo lei potremo vedere, quando vedremo l'economia che possa stare da sola sui propri piedi senza stimoli fiscali e senza stimoli di politica monetaria? C'è bisogno di più politica fiscale a suo avviso? Beh, l'economia quando sarà pronta a funzionare da sola? Boh, io non capisco proprio la natura di questa domanda. Ciò che sto dicendo è che quando a suo avviso dovremo vedere un allentamento di acquisti di treasuries da parte vostra e quando non dovremo vedere più politica fiscale? Ok, scusi. Allora, abbiamo articolato i nostri test e continueremo gli acquisti di treasuries con il ritmo attuale finché non vedremo i nostri obiettivi naturalmente raggiunti. Poi, senza alcun dubbio, vi comunicheremo naturalmente quando arriverà il momento per un allentamento degli acquisti, però abbiamo fatto un progresso piuttosto sostanziale verso i nostri obiettivi, soprattutto per quanto concerne i requisiti da compiere legati anche al virus. Ed è davvero difficile per noi raggiungere i nostri obiettivi economici. Può ripetermi la sua seconda domanda perché non l'ho capito?
Con tutto l'aiuto fiscale, a suo avviso, il sistema, l'economia ha bisogno di più spese da parte del governo per naturalmente aiutare il recupero dell'economia. Noi non siamo advisors del Congresso, quindi noi non facciamo questo lavoro, non diamo opinioni sotto questo punto di vista, perché c'è gente che è eletta, che sta in Congresso. La politica fiscale è una decisione alle persone che hanno vinto le elezioni e sono quelli che devono fare. Sono le persone che sono stati eletti e che devono prendere queste decisioni difficili, e sono soprattutto responsabili davanti alle persone, responsabili, tenuti a rispondere alle persone che li hanno eletti. Hi, Greg Rupp from MarketWatch. Thank you so much for the opportunity. Io vorrei tornare verso il mercato immobiliare, una cosa molto confusionaria. Credo che sia confusionario quello che lei ha risposto. Lei sta comprando, la Fed sta comprando 40 miliardi di mortgage-backed securities al mese. Questi acquisti hanno un ruolo sui prezzi, sul mercato immobiliare. È un po' confusionario. Abbiamo iniziato a comprare MBS, i cosiddetti mortgage-backed securities, perché c'era una disfunzione troppo forte. E quindi la via d'uscita era quella, acquistare 40 miliardi, ma non stiamo facendo un'assistenza diretta verso il mercato immobiliare, stiamo cercando di farlo funzionare in maniera molto corretta, quindi è in forte relazione con il mercato dei treasuries americano. Siccome c'è questa forte relazione, stiamo acquistando anche mortgage-backed securities per avere un ottimo funzionamento di tutti questi sistemi. Quindi non è un problema per il momento, anzi zero, quindi è una situazione in cui noi allenteremo gli acquisti di mortgage-backed securities quando nel tempo, però questo momento non è tuttora arrivato. Ultima domanda, Mike McKee di Bloomberg. Visto che sono l'ultimo, vorrei tornare alla prima domanda e le vorrei chiedere se state pensando al tapering, ma perché non state pensando al tapering? Il market sta funzionando benissimo, il mercato sta funzionando benissimo. Siete spaventati di un possibile taper tantrum? I tassi devono tornare ad un certo punto più alti. Perché questi 120 miliardi al mese che state acquistando? Noi abbiamo fatto tantissimi test a partire da dicembre, quindi nei prossimi mesi negli ultimi mesi abbiamo fatto pochissimi progressi per i nostri obiettivi. C'è stato un forte progresso nel primo trimestre, ma non possiamo dire questo per il secondo. Poi naturalmente le vaccinazioni sono diventate più pronunciate dovunque, però questo non costituisce un progresso sostanziale perché non siamo vicini ai nostri obiettivi, quindi speriamo di vedere durante questa strada raggiungere i nostri obiettivi. È ovvio che lo faremo, ma la questione è quando è il momento verrà, noi lo faremo, è molto semplice, ma questo momento non è adesso. Non ci siamo, semplicemente non ci siamo. Questo ottimo lavoro che abbiamo fatto sinora non è abbastanza e abbiamo bisogno di vedere più data. Non è troppo complicato, non so perché non lo state capendo. Beh, visto i tassi dove sono, cambia qualcosa se ci fosse un allentamento per quanto riguarda questi 120 miliardi di quantitative easing mensile? No, non penso che sia il momento di comprare meno al mese. Fa parte davvero dei nostri condizioni di mercato accomodanti che abbiamo cercato di creare circa un anno fa. Lo abbiamo fatto molto bene, ho articolato più volte sotto questo punto di vista, abbiamo cercato di essere accomodanti, quindi
stiamo cercando di vedere questi test che stiamo facendo essere soddisfacenti così come li vogliamo vedere. Quando questo accadrà, noi allenteremo le nostre misure e inizieremo con un tapering. È successo già nel passato, non è che succede per prima volta. L'unica cosa che ci guida è, sono i test che stiamo facendo e ciò su cui ci stiamo focalizzando, le condizioni macroeconomiche, quando saranno realizzate e naturalmente stabili. Thank you very much. Io vi ringrazio. Questa è la fine della conferenza stampa.